Edo, 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 Edo,
stiamo impazzendo. Ok, se rimane tempo a fine puntata e se fate i bravi durante la diretta vi spiegherò perché abbiamo iniziato in questo modo così, così idiota, si può dire? Così edo. Così edo, in un modo molto edo. Esatto. Ok, ci sono una decina di persone che apprezzeranno tantissimo questo, questo attacco di puntata, poi magari vi spiego perché. E comunque sia, siamo alla puntata numero 107, giusto? Esatto. Ok, ritorniamo in onda dopo avervi annunciato che saremmo ritornati in onda e quindi ricominciamo con la nostra routine, per così dire, anche se routine è un termine un po' bruttino, vero? Se sì, cominciamo con le nostre dirette, insomma. Ma ci piace la routine a noi, noi siamo, dobbiamo essere sempre spumeggianti. E dire che di routine ne hai fatti parecchi. Non è vero! E non specifichiamo da dove, se dalla soffitta o dalla cantina. Non è vero, non credetegli, è bugiardo anche nel 2015. Non ho mai detto che avrei smesso di dire cazzate nel 2015. Ah, ok. Comunque, va iniziamo, bene. Dai. Allora, noi abbiamo il nostro gingolino che vi dirà il tema di oggi, oltre al titolo. Subito, così, subito, prima della canzone, jingle. Vabbè, mettiamo prima la canzone, dai, volevo fare diversamente, però vogliamo seguire la routine, No, allora, guarda, facciamo a cazzo di cane, jingle. Vai. Edin, hai visto che ha combinato Mario? Vabbè, un botto in famiglia. No, no, Mario, quello del panettiere. Un panettone. E poi c'è cocchio, un panettone. Edine, se si ne va a te. Stanno dicendo sul radio serve, curiosità dal web. Il caffè? Vabbè, vino a gas. Bambù? Ringrazio come al solito Sara e Valentina per i jingle personalizzati di Radio Serpe. E prima di appunto addentrarci nelle curiosità del 2015, vi lascio con la prima canzone di questa sera, che è Marco Mengoni, Guerriero. Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste, e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero.
guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Allora, questo era Mengoni. E la dedica di quest'oggi l'ho scelta personalmente io, perché volevo dedicare questa canzone a tutti coloro che lottano ogni giorno, indipendentemente dagli ideali, dai propositi, dai luoghi, dalle persone. Io credo che tutti siamo un po' guerrieri e questo ci fa onore, perché vivere è avere uno scopo, e avere un obiettivo significa combattere. Poi si sa, si perde e si vince, l'importante è seguire ciò che ci fa stare bene, e se per stare bene dobbiamo affrontare gli ostacoli, beh, allora io penso che vale la pena affrontarli, quindi questa canzone a tutti quelli che lottano ogni giorno per qualcosa. Detto questo, io... Mengoni, che dedica! Detto questo, io leggo in chat Elena, mi fa piacerissimo che è con noi, la saluto anche dal vivo. E partirei con le notiziole. Allora, veniamo da un periodo di feste, Natale, la Befana, giocattoli, regali, e quindi partiamo proprio con la classifica dei 10 giocattoli più pericolosi della storia. Allora, fondamentalmente sono quelli che i bambini hanno chiesto a Babbo Natale con più frequenza, ovvero i grandi classici della storia dei giochi infantili, che tra esperimenti chimici, costruzioni di plastica ed esercizi ginnici a prova di contorsionisti, hanno dilettato il tempo libero dei più piccoli e rincuorato i genitori sulla bontà di un innocuo passatempo. Ma nonostante rientrino in una patologia ludica molto datata, alcuni di questi giocattoli hanno mostrato un lato molto pericoloso per gli ignari fruitori, che il blog spagnolo Strambotic o Strambotic ha incluso in una particolare classifica proprio in base alla rischiosità riscontrata in ordine crescente. Allora, al numero 10 abbiamo il piccolo chimico. Esiste da anni, ma solo col tempo ha migliorato gli standard di sicurezza per i bambini. Le primissime versioni, infatti, fabbricate negli Stati Uniti nei primi anni 40, contenevano sostanze tossiche come l'acido cloridrico e il materiale per fabbricare polvere da sparo. Nel tempo non sono stati pochi casi di ustione di terzo grado e addirittura distacco della retina nei bambini che ci hanno giocato. Alla faccia, e siamo alla posizione 10, eh? Esatto. In nona posizione troviamo il kit per le impronte digitali di CSI. La serie TV ha avuto un successo mondiale longevo, ma altrettanto non si può dire del gioco ispirato agli investigatori d'oltreoceano. La sostanza che permetteva di scoprire le impronte digitali, infatti, conteneva la tremolite, uno dei tipi più pericolosi di amianto esistenti in natura. Per questo motivo il prodotto, che è uscito nel 2007, è stato ritirato dal mercato. Esatto. All'ottavo posto ci sono le Moon Shoes, queste particolari scarpe ideate per i piccoli equilibristi in erba. Dagli anni 70 in poi non hanno fatto altro che mietere vittime. La prima versione conteneva diverse parti in metallo e ha causato diverse fratture, stiramenti e distorsioni. Nella settima posizione dei giocattoli più pericolosi di sempre troviamo niente poco di meno che le biglie di vetro, un gioco classico che da decenni allieta le giornate dei bambini di tutto il mondo. Peccato però che non manchino i casi di ematomi e addirittura fratture alle dita, asfissia per ingerimento e ferite al volto, oltre probabilmente a genitori protagonisti di epici capitomboli in casa dopo averci camminato sopra. Esatto. Effettivamente fanno malissimo, prova a dargli il pistinchino alle biglie con le dita fredde. No, non ci tengo. Al sesto posto abbiamo il dolce forno, un vero gioco di culto per chi ha ormai più di 30 anni. Nelle ultime versioni forse ha anche peggiorato i propri standard di sicurezza. Infatti un modello uscito nel 2007 è stato poi ritirato dal mercato perché tendeva a surriscaldarsi troppo facilmente. I bambini che hanno esagerato nel giocarsi hanno riportato ustioni e crampi. Era il gioco preferito della strega di Hansel e Gretel, questo. Ah, pensavo delle bambine ebree. Non volevo fare del black humor così spudorato, ma se me la servi sul piatto d'argento.
Comunque, ci piace il black humor, ma siamo cinici solo per finta, ok? Esatto. Mettiamo le mani avanti. Al quinto posto abbiamo la palla salterina, divertente quanto pericolosa. Questa palla poteva essere gonfiata e permetteva di saltare stando seduti, ci ho giocato anch'io da piccolo. Peccato che alcuni bambini abbiano riportato distorsioni, lussazioni e fratture del cranio. Mamma mia, cioè proprio... Beh, era pericoloso se ci cadevi, insomma. Mentre al quarto posto la spada Power Rangers, chi è nato negli anni 80 proverà una grande nostalgia verso quella serie TV, ma non sarà lo stesso per chi ha giocato con quest'arma, poiché il giocattolo è retrattile. Infatti erano frequenti i colpi inaspettati al viso che nei casi peggiori hanno causato ematomi e perdita dagli occhi. Cioè... Noi ci ridiamo su, ma sono cose tragiche. Sì, ragazzi. Infatti. Al terzo posto abbiamo addirittura il Twister, che conta tra le sue vittime fratturati, distorti e lussati, e questi malanni hanno segnato l'adolescenza di tanti ragazzini che negli ultimi 30 anni si sono cimentati con le contorsioni sul tabellone colorato. Insomma, ci si storpi anche col Twister, ecco. Invece, al secondo posto c'è la frutteria di Playmobil. Questo particolare modello è stato probabilmente il meno riuscito di tutta la fortunata serie di giocattoli, perché la frutteria conteneva delle piccolissime riproduzioni dei prodotti alimentari in plastica, molto pericolose per i più piccoli. Il problema fu così grave che poco dopo la sua uscita sul mercato venne ritirata. E in prima posizione abbiamo il gioco che qualsiasi bambino maschio vorrebbe al mondo, l'Atomic Giant Lab. Di fatto è il piccolo chimico, in confronto è un gioco per neonati. È prodotto negli Stati Uniti ed è un laboratorio nucleare in miniatura. È rimasto sul mercato solo nel 1959. Perché? Ecco. Perché nella confezione erano inclusi, oltre a un contatore Geiger per misurare la radioattività, anche campioni di sostanze altamente letali come uranio e plutonio. Ecco. Insomma, adesso capite perché si gioca solo con l'iPhone. Va bene. Allora, vuoi andare avanti tu con la prossima curiosità? No, vai tu. Ok, io vi parlo di un uomo che vive come se fosse il 1946. Questo qui è un 35enne, si chiama Ben Sansum e non è per nulla appassionato di alta tecnologia, al contrario di chi gioca con l'iPhone, come dicevi tu, no? Invece la sua passione sono gli anni 40 e così quando si è comprato un piccolo cottage a God Manchester ha fatto di tutto per trasformarlo nella sua casa ideale, che è diventato un luogo fuori dal tempo. Tutti i mobili e gli elettrodomestici sono d'epoca e ovviamente lui veste completamente secondo la moda del periodo. Perché? Perché per passione. La sua passione è iniziata quando aveva 12 anni, quando suo prozio gli ha regalato una radio degli anni 40. E lui dice che crescendo ha iniziato ad amare anche la musica e la moda del periodo. Adesso che ha 35 anni, forse i genitori pensavano che gli sarebbe passato, però lui dice che vivrà sempre così e che morirà vivendo così. E lui dice inoltre, ma va bene perché farò in modo che il loro stile di vita non sia dimenticato. Dice che non potrebbe vivere in una casa moderna, che gli piace quel periodo, lo spirito di comunità. Non vuole glorificare la guerra, ma gli piacciono tutte le cose che tenevano la testa della gente lontana dalla guerra, cioè la musica, la moda e le auto. Ok. Invece io voglio parlarvi di una giostra che ha riscosso molto successo e curiosità in Cina. Pare che è stata creata una curiosa quanto macabra giostra della cremazione. Sì, avete capito bene, lungo questo percorso è possibile vivere le sensazioni di un morto dalla bara alla fornace. La giostra si trova nel parco tematico Window of the World a Shenzhen e, come è ovvio, ha già suscitato grande curiosità da parte di tanti, ma anche grande apprensione e disappunto soprattutto dei genitori. L'attrazione è così strutturata: abbiamo all'inizio una bara dove si viene rinchiusi e circondati da figure spettrali, giusto per intensificare l'atmosfera. In un secondo momento, poi, questa bara viene fatta viaggiare fino a una fornace vera, regolata in modo tale che raggiunga al massimo una temperatura di 40 gradi centigradi. Sebbene la temperatura sia paragonabile a un caldo giorno d'estate, insomma, l'effetto
di chi l'ha provata assicura che ci si sente bruciare vivi. Insomma, una scarica d'adrenalina in pieno stile Halloween. Mi dicevi nel fuori onda che tu l'avresti provata volentieri questa Sì, io attrazione. sono Io curiosa. non so se riuscirei a farmi chiudere in una bara ed entrare in un forno. Sarà anche solo 40 gradi, ma guarda che 40 gradi sono molti comunque. Vabbè, ma ci sarei 5 minuti, non è che ci sarei là una vita. Che Ho capito, ma sono cinesi. Quanto ti durano te le cose cinesi in casa? ne so? E tu entreresti in una giostra che simula la cremazione e se si rompe come gli aggeggi elettronici che compri, rimani lì a farti cremare davvero? Vabbè, Non lo so, ma. una volta sola si deve morire. Sì, ma fallo in maniera un po' più. Ma vuoi mettere? Finisco sulle curiosità curiose di Radio Serpe. Di Prova mezzo. la sensazione di morire e muore davvero, cioè, epica. Pensa, mai giostra fu stata più realistica, no? Esatto. Comunque, io passo ad un altro parco a tema, passiamo dalla Della Cina al serie dalla Pakistan. padella all'abbraccio. Non lo so, non lo so. Giudicherete voi che ascoltate, ok? Dunque, questo parco, in realtà è uno zoo, lo zoo dei Karachi in Pakistan, e una delle attrazioni principali di questo zoo è il Mumtaz Begum Africa Wali, ok? Che è una creatura mitica, metà donna e metà volpe, ok? Il nome l'avete già dimenticato, l'importante è il concetto. La creatura, che è viva, racconta di essere nata in Africa 35 anni fa e di vivere di dolci, succhi e frutta. E dopo un breve monologo inizia a parlare con i visitatori, spesso predicendo anche il futuro. Ovviamente l'animale mitico è una finzione e per quanto alcuni critichino lo zoo perché a loro parere natura e fantasia non andrebbero mescolati, qualcuno addirittura ha definito l'esibizione ignobile e deprecabile, altri sostengono che in questo caso lo zoo non sta prendendo in giro i visitatori e mostrando loro una cosa per un'altra, ma semplicemente offrendo uno spettacolo, peraltro molto apprezzato a guardare i numeri dei visitatori e la loro soddisfazione. Ok, di fatto è un uomo che all'interno di una sorta di gabbiotto mostra solo la testa, ok? Alla quale è attaccata un corpo di volpe, quindi si ha l'illusione che sia la testa di una testa umana sul corpo di volpe, ok? E per rendere più realistica ovviamente la creatura, l'uomo è truccato da donna, d'accordo? Questo ragazzo è un 33enne, si chiama Murad Ali e ha ereditato il ruolo dal padre 16 anni fa. Ok. Invece, ci sei, eh? Mi sa che l'abbiamo perso. Mi senti? Ci sei andato via per un po'. Va bene. Invece io vi voglio parlare di una ricerca. Pare che in Danimarca sono stati stanziati dei fondi per una ricerca che vuole provare qualcosa di impensabile per tutti noi, ovvero l'esistenza dei troll. Il finanziamento di 2,5 milioni di corone danesi, corrispondente a circa 350 mila euro, è stato fatto in favore di Lars Christian Kofoed Romer, studente dell'Università di Copenaghen, che ha studiato le attività paranormali negli ultimi anni. Questo progetto ha come scopo quello di indagare sulla presunta relazione tra umani e troll nell'isola di Bornholm, a est della capitale danese, resa famosa da una leggenda secondo cui di notte l'isola sia abitata da strane creature magiche che riemergono da sottoterra. Il presidente del Consiglio per la Ricerca Indipendenti, Peter Munk Christianens, è molto fiducioso circa l'utilità di questo studio, ma il popolo danese non è molto felice. Lo stanziamento ha portato a netti tagli alla sanità e non poche lamentele. Ma non Ecco come. capisco di cosa si lamentino. Ale, a te piacciono i gioielli? Sì. Allora, sappi che Naomi Kistner è una designer israeliana e ha inventato dei gioielli davvero particolari. La sua collezione Energy Addicts, infatti, è formata da gioielli che vanno inseriti direttamente nelle vene di chi li indossa. Il funzionamento è semplice, il flusso continuo di sangue permette alla rotellina d'oro che c'è all'interno del gioiello di girare, producendo energia sufficiente ad accendere un LED. L'invenzione di questi gioielli è stato il progetto di laurea di questa ragazza e la collezione è composta da tre pezzi, il blinker inserito sul ponte del naso, le pulse conductor inserito nelle vene della schiena e il blood bridge inserito nelle vene del braccio inferiore. Lo Oddio. faresti?
No, non mi faccio prendere il sangue, figurati i gioielli, cioè. No, ma io mi immagino che la gente con la scusa di derubarti ti squarta vivo, ma no. Ma poi tutto questo per avere un LED che ti si accende sul naso, attenzione. Sì, vabbè, la gente sta male. Va bene, voglio parlare di un'altra cosa. Come sapete tutti quanti, penso conosciate Zorro, mio marito, no? Antonio Banderas. Allora, pare che in un campus universitario a Quezon, nelle Filippine, ci si può imbattere in un mascherato eroe noto ai più come Zorro. Quest'uomo, infatti, indossa i vestiti tipici del famoso eroe, impersonato in un film da Antonio Banderas, con tanto di mantello, maschera e pistola a giocattolo. E come nel caso dell'eroe, non è nota nemmeno la sua identità. Alcuni sostengono che sia uno studente, altri avanzano l'ipotesi che si tratti di una persona con problemi mentali. Quel che è certo è che è davvero un gentiluomo, non fa che incoraggiare chi incontra, e compie sempre buone azioni. Una ragazza ha persino raccontato che mentre faceva jogging, l'uomo le si è avvicinato per dirle: "Sei bella oggi." E il divertente travestimento non nasconde però il suo più grande superpotere, ovvero scaldare i cuori di tutti con i suoi modi gentili. Che cosa carina. E Esatto. invece, se vi aggirate per l'Australia, potreste incontrare uno Stormtrooper, uno dei celebri personaggi della saga di Guerre Stellari. Si tratta di Scott Gloxley, un 47enne australiano che ha avuto un'idea davvero originale. Il 2 novembre del 2013 è partito e ha proseguito a piedi e ha proseguito nel suo cammino oltre 9.000 km senza mai fermarsi. Poi quello di arrivare a totale 10.000 km percorsi, ma soprattutto ottenere 100.000 dollari australiani, che sono circa 70.000 euro, da destinare al Monash Children's Hospital, un nuovo ospedale di Melbourne. L'uomo, infatti, fa parte di un gruppo di volontari che porta il sorriso ai bambini che si trova nell'ospedale, travestendosi appunto da personaggi di Guerre Stellari. Bello. Invece io vi voglio parlare del villaggio fatto di conchiglie. Questo villaggio si chiama Yoal Fadiouf. Si trova in Senegal ed è un villaggio abitato da pescatori, diviso in due parti. Joal è la parte sulla costa, mentre Fadiouf è nell'isola. È collegato a Joal con un ponte di legno lungo 400 metri. Per quanto particolare possa sembrare questa condizione, non è questo il motivo che ha reso famoso questo angolino di mondo. A farlo conoscere in tutto il mondo, infatti, è stato il fatto che questo villaggio è completamente ricoperto di conchiglie. Il motivo è semplice: gli abitanti del luogo hanno mangiato per secoli l'animale contenuto nelle conchiglie e sfruttato i gusci per realizzare qualsiasi cosa. Persino il cimitero è diventato un'attrazione turistica, oltre ad essere ricoperto di conchiglie, tra le quali spunta qualche albero e delle lapidi. Ed è l'unico in Senegal ad accogliere sia cristiani che musulmani. A proposito di stranezze, ci spostiamo adesso in Giappone, dove esiste, indovinate un po', una pietra sacra che proteggerebbe, secondo loro, dalle emorroidi. Si tratta della pietra di Kunigami e si trova nella prefettura di Tochigi, ok? E le pietre sacre non sono rare in Giappone, però è decisamente curioso che una di queste protegga addirittura dalle emorroidi. Secondo il rito, i pellegrini sofferenti devono lavarsi il sedere nel fiume di vicino, mangiare delle uova ed esporre il proprio di dietro alla sacra pietra. Esiste pure una festa annuale dedicata a questo luogo sacro, la quale però non si era più tenuta dopo il 1988, però è stata recentemente ripristinata. Perché, secondo te? Boh. Per l'aumento dei casi di emorroidi in Giappone. Oddio. Va bene, concludo io con un nuovo aggeggio. Si chiama Pavlok, il braccialetto che punisce con diversi castighi chi infrange le regole preposte e dalla semplice vibrazione alla fastidiosa scossa elettrica. Minaccia anche il pubblico ludibrio sulla propria bacheca Facebook. Pare che un'azienda americana abbia prodotto questo aggeggio. L'utente può scegliere per quale vizietto voglia essere punito, da quello di guardare troppa televisione al tempo perso su internet, fino ai tanti peccati di gola commessi nei fast food e alle sigarette fumate, e selezionare una pena da scontare in flagranza di reato, come
una semplice vibrazione, avvisi sonori per il pagamento di una multa, una scossa elettrica regolabile fino a 300 volt e anche l'impossibilità di utilizzare il cellulare. Ma non è tutto, perché oltre allo smacco, questa diavoleria prevede anche la beffa di umiliazione pubblica su Facebook, dove in automatico possono essere pubblicati sbagli e figuracce come minaccia definitiva, brutale ma potenzialmente efficace. Eppure elogi e vanti se al contrario vengono ottemperati tutti gli impegni. Il bracciale è chiamato Pavlov in riferimento al lavoro del medico russo Ivan Pavlov, in cui il nome è legato alla scoperta del riflesso condizionato, e dovrebbe essere lanciato nel mese di aprile con un'applicazione mobile disponibile per iOS, Android e via Bluetooth al costo di $149, circa 120 euro, una cifra ragionevole per questo aguzzino da polso che vi sorveglia 24 ore su 24. Hai visto? Lo useresti? No, no. Mm-hmm. Te ne immagini autopubblicazione su Facebook? Che cazzo stai facendo? Già, no, proprio no. Comunque sia, io concludo questa puntata e passo la parola a Ria perché abbiamo una dedica. Esatto, il tempo vola quando si dicono minchiate, esatto. Ma siamo arrivati agli sgoccioli e quindi passiamo alla seconda canzone di oggi. È una dedica di Giovanni Frenguellini, una dedica per la sua ragazza che gli ha fatto riscoprire Senseiya sotto una nuova luce, e in particolar modo lui si riferisce alla serie The Lost Canvas, e quindi noi vi mandiamo l'opening. Esatto. I have to play. I haven't felt like this before. The truth is gonna be revealed today. I really don't have anyone to slay. No need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spring. We just wanna know what our lives are for. Beating every heart still who stands in the way. Have you ever felt like this before? Secrets can be unfolded today. We really don't have any foes to slay. No more need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Straight forever. Sing it, we'll be calling out for you. Eccoci qua. Allora, purtroppo abbiamo dovuto sfumare prima la canzone perché il tempo sta terminando e riusciremo a spiegarvi il perché di Edo. Ah, giusto. Sì, allora, noi abbiamo iniziato questa puntata al grido di Edo, perché è stata la colonna sonora, diciamo, degli ultimi 3 anni delle scuole superiori, quando Edo, uno dei miei compagni di classe, è stato preso come simbolo, diciamo, della nostra classe, tanto da farne un inno. Noi entravamo e uscivamo da scuola gridando, a volte anche in maniera poco educata, diciamo Edo, e quindi, visto che nei giorni scorsi su WhatsApp alcuni miei vecchi compagni di classe si sono prodigati nel ricordare a tutti questo nostro uso, mi sono sentito in dovere di farlo addirittura in radio, quindi un saluto a tutta la vecchia Quinta L, prima o poi sentirete questa puntata, spero. Perfetto, io invece passerei con i saluti. Io volevo salutare Elena, che è stata ci ha fatto compagnia in chat, con Salvo, tutti quelli che sono dietro le quinte e non hanno scritto in chat, e tutti quelli che ci ascolteranno domani in differita. Volevo fare auguri a Fabio Falchi, che compie 30 anni, e a Federica Innocenti, che ne compie 27. E basta, direi che va bene così. Ok. E anche Daniele altra... Fusetto, che ci ha scritto ora. Ciao. Ciao Daniele. vuoi farmi un'altra interpretazione di Edo, così a modo tuo, però? Sono curioso. Edo. Ok. No, allora. Verrà apprezzata anche questa, ne sono sicuro. Esatto.
Va bene, che dire, mancano pochi secondi. Io spero di avermi fatto compagnia insieme al nostro Rie e alle notizie più strane. E a Edo, ovviamente. Cosa? E ad Edo, ovviamente. E a Edo, ovviamente. Oggi Edo è il simbolo di questa puntata. Ciao, esatto, Edo. Ciao Edo. E niente, vi auguro un'altra buona metà di settimana e ci sentiamo presto per un'altra puntata. Ciao ciao! Ci sono grandi novità in arrivo. Ciao. Esatto. Ascoltateci e tenetevi aggiornati. Ciao! Comunque puzzi un po', Chi, Edo? No, tu! Non vorrei dire, io, ma puzzi. Non è vero. Fila a lavare! Va bene. Ciao. Edo.